In un precedente video abbiamo visto che cos'è il discounted cash flow, ossia il miglior metodo per calcolare il valore intrinseco di un investimento. In questo video invece vedremo come applicarlo attraverso la creazione di un template in Excel al calcolo del valore intrinseco di un'azienda quotata in borsa, di un'azione. E l'azione che prenderemo in considerazione per questo esempio è Apple. Ciao ragazzi, io sono Davide e prima di mettere mano al nostro foglio Excel e fare insieme questo calcolo step by step, bisogna fare alcune precisazioni perché ci vogliono dei requisiti che questa azione deve avere affinché questo calcolo possa dare dei risultati, veritieri. Allora, innanzitutto, i flussi di cassa dell'azione che prendiamo per il calcolo devono essere positivi. Quindi questo esclude tutte le aziende, magari le start-up, le aziende appena quotate, appena nate, che magari spesso non hanno flussi di cassa positivi. È un esempio, è un metodo di calcolo che va molto bene per le blue chip, per le classiche aziende a grossa capitalizzazione, che sono quotate da un bel po' e sono stabili sul mercato. Il secondo requisito è che dobbiamo escludere quelle aziende hyper growth, nel senso che se hanno dei flussi di cassa che possono variare molto, ed è il caso di queste aziende che crescono molto e sono delle start-up, faremo molta fatica a stimare il tasso di crescita di queste aziende e di conseguenza il risultato del metodo di calcolo utilizzato potrebbe essere poco veritiero. Terzo requisito, queste azioni non devono dare dividendi o comunque se ne danno deve essere una piccola percentuale rispetto agli utili prodotti. Adesso però bando alle ciance e andiamo direttamente al nostro foglio di calcolo. Eccoci qua, ragazzi. Allora, adesso vedete un foglio bianco, ma seguendo le mie istruzioni riusciremo ad arrivare a qualcosa del genere, ossia un modello, un template per calcolare il valore intrinseco di un'azione utilizzando il discounted cash flow. L'azione di cui vogliamo calcolare il valore, come abbiamo detto, è la Apple, ticker symbol AAPL. Poi ci servono due numeri, due dati. Allora, uno è questo, il perpetual growth rate e il rendimento atteso. Allora, questi due dati, innanzitutto su due percentuali, e cosa rappresenta il rendimento atteso, ossia atteso, rappresenta semplicemente il rendimento che vogliamo, ci aspettiamo di avere da questo investimento. Facciamo un'ipotesi del 10%. Il perpetual growth rate, invece, è quel tasso di crescita che l'azienda avrà nel futuro remoto, diciamo, nel senso che noi magari riusciamo sommariamente a stimare i flussi di cassa che l'azienda riuscirà a generare nei prossimi 10 anni, quindi ad avere un valore anno per anno per i prossimi, ad esempio, 10. Dopo i 10 ci sono troppe variabili, non riusciamo a capire esattamente anno dopo anno quale può essere il free cash flow che l'azienda riuscirà a produrre. Quindi per questo si fa, diciamo, una stima utilizzando non chiaramente ad esempio un 10 o un 15% di crescita dei flussi di cassa che ci potremmo aspettare nei primi 10, ma sarà molto più basso perché poi un'azienda che magari cresce il 10-15% per 20-30 anni potrebbe raggiungere valori di capitalizzazione assurdi, magari a livello del PIL degli Stati Uniti. Quindi generalmente si utilizza come perpetual growth rate un valore che è una via di mezzo tra il PIL mondiale e il tasso di inflazione. Quindi generalmente utilizziamo un 2,5%. A questo punto andiamo a vedere come sono stati i flussi di cassa dell'azienda nel passato, dal 2011 ad oggi. Quindi scriviamo 2011 e tenendo premuto il tasto CTRL arriviamo fino alla colonna K, cioè arriviamo fino al 2020. Ok? Quindi andiamo a fare un po' più carino. Ora dobbiamo andare a prenderci questi dati. Per farlo, cosa facciamo? Andiamo su Macro Trends. Vi basterà scrivere su Google FCF Apple
E tra i dati, scusate, tra i link arriverà un macrotrends.com, che è questo. Ed è bellissimo questo sito perché ci riporta i flussi di cassa dell'azienda nel passato, ok? Quindi andiamo semplicemente a copiare, fatelo insieme me. Questa è la parte più noiosa, ma va fatta. Quindi 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. 2019 e infine 2020. Perfetto. Allora andiamo a rendere questi valori in dollari, formato numero dollaro statunitense. Andiamo a calcolare adesso la crescita annua di questi flussi di cassa. Quindi ci mettiamo sotto 2012, selezioniamo il 2012 diviso l'anno precedente meno 1. Questa cifra la mettiamo in percentuale, semplicemente la andiamo a copiare. Perfetto. Adesso andiamo a calcolare la media di questa crescita, quindi semplicemente media crescita uguale media, aperta parentesi, selezioniamo questi valori. Perfetto, 10,9% come media. A questo punto andiamo a proiettare negli anni futuri il free cash flow, a stimarlo. Ok, quindi innanzitutto andiamo a inserire gli anni di stima, control fino al 2020, dopodiché c'è la cifra dei 10 anni e oltre, quindi oltre i 10 anni. Andiamo a metterci anche gli anni, quindi dal 2021 control. E poi ci sarà il terminal value. Perfetto. Anche qua. Allora, perfetto. Ora, come facciamo a stimare i flussi di cassa per gli anni successivi? Uguale, prendiamo l'ultimo numero che abbiamo a disposizione, lo moltiplichiamo per 1 più il tasso media di crescita dei flussi di cassa. Lo facciamo anche per il 2022, ok? Quindi prendiamo l'ultimo anno per, aperta parentesi, 1 più la media di crescita e semplicemente andiamo a bloccare questa cella inserendo il dollaro. E poi copiamo fino al 2030. Ora che facciamo? Dobbiamo calcolare il terminal value. Prendiamo l'ultimo anno, ok, poi questo anno lo moltiplichiamo per, aperta parentesi, 1 più il perpetual growth rate, chiudiamo la parentesi, diviso uguale il tasso di rendimento atteso meno il perpetual growth rate, chiudiamo la parentesi, otteniamo il nostro terminal value. Ora dobbiamo stimare il present value, il valore presente dei futuri flussi di cassa. Quindi che facciamo? Facciamo un bel uguale, prendiamo il valore del terminal value, ok? E lo dividiamo, aperta parentesi, 1 più il tasso di rendimento, perché questo utilizzeremo come tasso di sconto dei flussi di cassa, e eleviamo il tutto alla decima. Facciamo la stessa cosa col 2030, quindi prendiamo il valore dei flussi di cassa del 2030 e lo dividiamo per, aperta parentesi, 1 più il tasso di sconto
elevato all'anno che stiamo andando a prendere in considerazione. Ok, andiamo a bloccare a questo punto questa cella inserendo il simbolo del dollaro prima e dopo la B, e ora andiamo a copiare la formula per tutti gli anni. Ora, a questo punto, quello che dobbiamo fare, dobbiamo sommare i flussi di cassa. Quindi basta fare un uguale somma, aperta parentesi, copiamo, cioè selezioniamo tutta sta riga, chiudiamo. Ecco qua la somma dei flussi di cassa. Ora, questa somma dei flussi di cassa, questa ammontare, dobbiamo aggiungere il cash. E sottrarre il debito. Dove troviamo questi dati? Su Yahoo Finance, ovviamente. Andiamo su i dati finanziari, bilancio, liquidità totale 99.43. Chiaramente questa cifra andiamo a mettere in valuta. Ecco, per il debito invece sarà uguale alla somma di debito corrente più debito a lungo termine. A questo punto possiamo calcolare l'equity value. E come facciamo? Andiamo semplicemente a sommare il cash ai flussi di cassa e a sottrarre il debito, come ho detto. Ottimo, otteniamo quindi l'equity value. Ora dobbiamo capire quante sono le azioni in circolazione. Anche qua andiamo su Yahoo Finance, andiamo nelle statistiche. Andiamo a vedere le azioni in circolazione, ok, sono 16 miliardi 790 milioni. Scusate. Ah, ricordatevi su Yahoo Finance, le cifre sono espresse in migliaia, quindi per avere quella cifra esatta dovete scriverla così, ok? Quindi possiamo calcolare il prezzo per azione. Ossia il fair value, il prezzo massimo a cui possiamo acquistare un'azione Apple per ottenere questo rendimento. Quindi, come facciamo? Semplicemente andiamo a dividere l'equity per il numero di azioni in circolazione e otteniamo la cifra di 109 dollari ad azione. Ok? Andiamo a vedere anche a confrontarlo col prezzo corrente che è di 100 35, come possiamo vedere da qua. Perfetto. Arrotondiamo a 135. E andiamo a vedere la differenza tra il prezzo di mercato e il valore intrinseco. Quindi come facciamo? Facciamo prezzo per azione diviso il prezzo corrente meno 1. Questa cifra la mettiamo in percentuale, quindi vuol dire che il prezzo a cui è quotata oggi la Apple è superiore al 19% del valore intrinseco, considerando queste stime di crescita e questo rendimento atteso. Ok? Nel momento in cui registro Simply Wall Street dà un fair value per la Apple di 112, quindi rispetto al nostro 109, bene o male siamo allineati, ma comunque devo fare un disclaimer, cioè non prendete questo valore come oro, nel senso che questo è un modello di discounted cash flow molto basic, molto semplificato, ok? E come avete potuto vedere, anche le stime di crescita dei flussi di cassa le abbiamo fatte molto alla buona, nel senso abbiamo preso semplicemente la media degli ultimi 10 anni senza andare a considerare, non lo so, le stime degli analisti oppure i margini di profitto che l'azienda ha nel futuro, le prospettive di crescita che l'azienda potrebbe avere nel futuro e così via. Ok? Quindi abbiamo fatto una stima molto sommaria, però
Però, come potete vedere, bene o male, diciamo, ci dà una buona idea di quello che potrebbe essere il fair value, questo modello. Se quindi magari ci accontentiamo di un rendimento atteso inferiore, ad esempio, dell'8%, allora potremmo conseguire questo risultato, questo rendimento. Io generalmente utilizzo 15, poi dipende bene o male dall'azione presa in considerazione, quindi per me è molto sopravvalutata l'Apple. E ovvio che vi consiglio sempre di inserire un bel margine di sicurezza, nel senso che cercate di prendere l'azione sempre al 30, 40, 50% di un prezzo inferiore rispetto al suo fair value, anche perché, come abbiamo visto, quasi parla di stime. Quindi nel corso degli anni può succedere qualsiasi cosa e la nostra stima dei flussi di cassa per il futuro potrebbe non avvenire, ok? Quindi cerchiamo sempre di avere un bel cuscino nel caso in cui arriveranno degli errori, diciamo, di stima che vi assicuro arriveranno. Bene ragazzi, fatemi sapere se questo video vi è piaciuto nei commenti e se vi piacciono questi contenuti che porto video dopo video, per non perderveli dovete iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e attivare la campanella. Alla prossima, ciao da Davide!